Aria di festeggiamenti nella mattinata di martedì 3 maggio a Castellamonte per un traguardo molto speciale. Sono stati celebrati infatti 100 anni del liceo artistico Felice Faccio, fiore all'occhiello del territorio. La celebrazione si è tenuta nella sede castellamontese dell'Istituto 25 Aprile Faccio, diretto dal preside Daniele Vallino, alla quale hanno preso parte il primo cittadino di Castellamonte, Pasquale Mazza, l'assessore all'istruzione della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il vice sindaco di Città Metropolitana, Jacopo Suppo, e il consigliere delegato all'istruzione e sistema educativo, rete scolastica della Città Metropolitana di Torino, Caterina Greco. Una giornata importante e storica per il liceo artistico Felice Faccio, per la quale il preside Daniele Vallino ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che non si deve dimenticare che sono rarissime le scuole che hanno il grande prestigio di vivere all'interno di un museo, dove sono esposte e conservate sculture e opere dei più grandi artisti che hanno fatto la storia del Faccio. Basti pensare alle opere di Nugo Nespolo esposte proprio accanto a quelle degli allievi, ulteriore motivazione per gli studenti anche nella prospettiva di un impegno maggiore. Assente giustificato perché situazioni contingenti non gliel'hanno permesso, lo storico dirigente del liceo castellamontese Ennio Rutigliano, che attraverso un suo scritto ha voluto partecipare a questo giorno importante, esprimendo parole di stima e gratitudine verso ciò che questo liceo offre ai suoi alunni.